Siamo qui con il team Dangerous del maestro Nello Moccia, che è anche direttore tecnico di Fiscal Lombardia, del maestro Raffaele Rinaldi. Allora, lasciamo la parola a te, Nello. Allora, la tua palestra, le tue impressioni, la giornata, un quadro generale. La giornata di oggi è stata piena di persone, piena di gente. Oggi abbiamo disputato tre match, soprattutto Alessio Prendin, che ha vinto la grande, Lorenzo Zappa, che è un piccolo del team, ha combattuto con una tibia lesionata, un match bellissimo, ha vinto alla grande, e Chiara Geronimo, che ha perso ma per squalifica dell'avversario, mettiamola così, è andata bene. Ti senti di aver portato a casa due vittorie? Sì, ci siamo divertiti, è stata una bellissima giornata. Abbiamo quanti ragazzi che debutteranno il 4 marzo, che è Valerio Zappa, Lorenzo, perché lui debutterà 10 anni, solo 10 anni sono il primo debutto in gabbia. Diciamo che sei un team di ragazzi molto giovani. Sì. Un team di ragazzi giovani, poi ho la fortuna di avere dei collaboratori anche in Fisca, Silvio Corbetti, altra gente che qua ci aiutano, comunque se ci diamo una mano andiamo avanti come dire all'altro. Senti, allora, due parole sui tuoi metodi di allenamento in palestra. Guarda, cosa cerchi di trasmettergli ai ragazzi? Metodologia semplice, colpi duri ed efficace e semplicità assoluta, quello è quello che io predilico più. Diciamo che sembra un po' una tecnica spartana, che però applicata nel giusto metodo porta i suoi risultati. Negli ultimi periodi sta funzionando, sta portando dei bei risultati, non mi posso lamentare. Senti, com'è andata la giornata di oggi della Fisca? La giornata di oggi della Fisca è stato un fuoco d'artificio, scoppiato e... Abbiamo visto che ci sono stati tanti colpi di scena, tanti match. Tanti colpi di scena, tanti match, e soprattutto Raffa, Rinaldi che ha tirato veramente oggi. Beh, diciamo che le qualità migliori del maestro Rinaldi sono appunto il matchmaker e anche la pazienza comunque di rincorrere i maestri. Diciamo che dietro un gran presidente ci sono sempre dei grandi direttori tecnici, siamo io, Silvio Corbetti e Claudio Laini, che non c'è. Beh, allora possiamo solo che condividere appunto questa tua frase, diciamo. Sì, diciamo così. Senti, allora, i giorni in cui vi allenate in palestra? Allora, ci alleniamo il martedì, il giovedì e il sabato nella palestra In Action a Paderno Dugnano, e via Magretti 15. La palestra è un centro benessere dove abbiamo tutti, la Z, un gran centro benessere, dove ci ha accolto il maestro Alberto De Nucci, gran maestro di karate, che ci ha accolto come dei figli e ci ha portato ad avere il team che abbiamo, e lui ha contribuito dandoci carta bianca e piena fiducia, e noi abbiamo, come si dice, ricambiato con le nostre vittorie. Quindi diciamo che ci sono tutte le carte regole per essere un team vincente e poi soprattutto che farà grandi cose in questa stagione Fisca 2015. Io lo spero. Voglio ringraziare pubblicamente Alberto De Nucci della palestra In Action, perché veramente ci ha dato carta bianca, senza neanche conoscermi mi ha detto: questo è lo spazio, fai quello che vuoi. Diciamo che ti sei circondato di persone valide, a partire appunto dal maestro, arrivare fino a Rinaldi. Ho imparato da qualche buon amico che mi ha insegnato, circondati sempre di gente che ti vuole bene, non andrai mai male. Senti, allora, io direi che allora, come intervista è stata veramente, veramente ricca appunto di colpi di scena, di particolari, sei stato chiarissimo nell'illustrare appunto la tua palestra e poi far sapere a tutti com'è andata questa meravigliosa giornata Fiscam Lombardia del maestro Raffaele Rinaldi. La giornata Fiscam si vede ancora adesso, che stanno quasi per finire i light, siamo nel pieno, giornata piena, giornata intensa, piena di match, 60 light, 10 da poco, non abbiamo più dove mettere le persone, giornata esplosiva. Senti, benissimo. Beh, allora, bellissima giornata. Noi ti ringraziamo per l'intervista che ci hai dedicato, ringraziamo Fiscal Lombardia, maestro Raffaele Rinaldi, nonché comunque appunto il presidente della Fiscal Lombardia, e ci vediamo appunto il primo di marzo con il prossimo appuntamento. Okay. Grazie a tutti. Ciao, grazie.